Oggi una giornata intensa con varie manifestazioni per ricordare un carabiniere morto ucciso dalla mafia Guazzelli. Sì, oggi è la giornata della memoria, è la giornata in cui commemoriamo una bellissima figura di carabiniere, il maresciallo Guazzelli, che per questa terra ha fatto moltissimo da investigatore e poi ha sacrificato la sua vita per questa terra. E oggi, se questa città, questo territorio sono diversi, lo dobbiamo a persone come Guazzelli, che hanno dedicato la loro intera esistenza alla causa della giustizia, della legalità, dello Stato. Oggi una messa e poi la manifestazione a Villa Seta? Sì, le commemorazioni si articoleranno su questa messa commemorativa celebrata dal Vescovo e poi ci sposteremo lì sul luogo dell'eccidio. È un luogo dove la ferita è ancora aperta per i cittadini, per le istituzioni, per noi carabinieri, ma per tutta questa comunità. E oggi proprio per questo vogliamo che alla commemorazione siano presenti anche gli studenti, perché il messaggio di Giuliano Guazzelli arriva fino a loro, fino ai giovani, che possono apprezzare da questa storia i valori di legalità e giustizia che Guazzelli ci ha insegnato. Anche per non dimenticare. Soprattutto per non dimenticare. Oggi una giornata importante, si ricorda Guazzelli, anche per non dimenticare, ci sarà la presenza anche di tanti studenti nel luogo del delitto. Sì, oggi è un giorno importante, la commemorazione dell'uccisione del maresciallo Guazzelli, un toscano trapiantato qui in Sicilia, amante della nostra terra, amante della giustizia, tant'è fino al punto proprio che ha sacrificato la propria vita a poco tempo della pensione, quindi pur di seguire la sua linea. La sua linea è quella di servire la giustizia, è un uomo onesto, un ottimo padre, che dire, penso che ricordare il suo sacrificio è importante per i posteri affinché quello che lui ha fatto rimanga ai nostri giovani. I nostri giovani devono capire che gli ideali sono importanti per una crescita sociale di una nazione. In questi anni che sono stato qua, ma è un momento importante, fare memoria, ricordare. C'è un passo della scrittura che dice: facciamo l'elogio degli uomini illustri. E io tante volte collego questi uomini illustri al presente, no? Al presente, dove l'essere uomini o donne illustri è legato a quell'altra espressione bella, biblica, che si attribuisce a San Giuseppe. Giuseppe è uomo giusto. Ecco, io penso che si possa dire questo di tanti uomini e di tante donne. Questo essere giusti di fronte alla dignità della persona umana e quindi al servizio che si fa alla persona umana, ciascuno secondo le proprie competenze, come ha fatto il maresciallo maggiore Guazzelli. Sì, a cui è stata strappata la vita per essere stato anche lui, no, quell'operatore di pace, quella persona alla ricerca della giustizia, del bene comune. È fondamentale non disperdere la memoria, soprattutto in onore non soltanto dei caduti delle forze di polizia in generale, in questo caso dell'arma dei carabinieri, ma soprattutto di chi ancora c'è, lavora e ogni giorno rischia per la tutela di tutti.